Buongiorno a tutti ragazzi, mi vedete qui perché volevo parlarvi di un progetto ideato dalla nostra community. Da questa settimana, infatti, la Community Academy ha aperto i battenti. E cos'è? Abbiamo creato un luogo su Discord dove alcuni utenti più rappresentativi della nostra community si ritrovano un paio di volte a settimana e si rendono disponibili a chiunque voglia migliorare al gioco, allenarsi in compagnia o fare domande dello stesso. Insomma, è aperto sia a novizi che ad esperti. L'importante è aver voglia di stare in compagnia e di divertirsi e imparare. Se siete interessati, vi lascio qui in descrizione il link del nostro Discord, dove troverete persone che vi guideranno in ciò che avrete bisogno. Non dimenticate di passare nelle nostre live dalle 21 su Twitch. Buona visione. 13 settembre. Grazie a quello della canzoncina. Ma di che? Mio padre è nato il 5 settembre. Mi pare che il 5 settembre, non mi ricordo se è nato Freddie Mercury o è morto Freddie Mercury. Vabbè, Snake. Non ho, ho il fog, quindi non riesco a capire quanto sto blinkando. Mamma mia, ma mi dà molto più lontano di quanto sembri. Vabbè, non ho tempo. Oh, che bello poter girarsi così velocemente. Nice. Ah, schermo, scusatemi. Mi avete distratto con gli anni, maledetti. Colpa vostra. Sempre colpa della chat, mai dello streamer, ricordate. Che cazzo sto facendo quella di sopra? Destra, hai visto? Addirittura il grappino, attenzione. Attenzione, battaglion. Ok, sta facendo il save. Vediamo se troviamo anche l'altro che stava qui nei dintorni. Magari a stravolgimento, eh. No, è quello lì proprio. Perfetto. E se non stai streamando, se non sto streamando non è colpa della chat. Solo quando lo streamer sta streamando, ovviamente. Blink perfetto, boys. Questo off the record. Intanto gli diamo sanguinamento così off the record almeno si deve aumentare. Sento qualcuno sopra di me? No, non è sopra, è sotto qua. L'annuncio è divertente da usare. È molto forte come kill. Ciao Angelo, buonasera caro, come stai? La top del record attivo ancora. Oltre. Faccio ancora un po' di fatica col FOV, devo abituarmi ormai. Off the record buggato e broken comunque, raga. Non ha veramente senso di esistere. Perché se perdere... sì, con la nuzza è normale perdere le prime 200 partite anche tranquillamente. Bisogna imparare bene come funziona... come funziona il blink. Una volta che comprendi il blink diventa molto più facile. Altro gen... In realtà è il primo che mi parte. Spacchiamo il god così che ne hanno uno in meno almeno. Da pad impossibile. È molto difficile assolutamente. Non è impossibile, tutto è possibile da imparare. Ma ti ci devi abituare veramente tanto. Io che gioco da PC, per me è impossibile assolutamente. Perché già col controller non ne sono avvezzo. Quindi per me diventa più complicato di quanto dovrebbe essere.
sembra che veda qualcuno infatti per un secondo. E non mi blinca sotto, vabbò. Cam. Dove è andata? Una tornella. Sì, sicuramente. Stai facendo con il sur quello che vuoi? Ma non completamente. Però la Nurse è uno di quei killer che se sei forte vinci. Se sai come blinkare con la Nurse fai veramente fatica da kill da sur. Però ciò non vuol dire che sia impossibile. Nice. Cioè, usarla... Sì, all'inizio devi usare la Dawn per vedere come il potere, devi imparare la distanza, eccetera, eccetera, eccetera. E su gancio. Barbecue. E invece sì. Lo slaggo un attimo e vado per questa qua fuori. Nice. E poi ci sono i gemelli. Beh, i gemelli nuovi sono più forti, se lo tengono così. Per ora non ho ancora letto di rework, tra l'altro, sui gemelli. Ho paura di sta cosa. Stanno lasciando andare, Rippy. Questi visconti. Belli stun che mi ha fatto. Ah, gli ho piato male qua. Dico quelli noi che sono rotti di zero skills. Andando su. Vediamo se riesco a vedere la sua aura, ma dubito. Oh, invece sì. Nice. Quindi ha confermato che... Non ancora, Sean. Non hanno ancora detto che li nerferanno, da quanto io so. Non ho avuto informazioni di nessun genere. E sul gancio si va... la nuova skin della piaga. Minchia, è bellissima. No? Ciao Germano. La nuova skin della plaga è bella, veramente figa. L'ho vista, ho detto wow, che figa, che gnocca che è qua. Ma adesso devo fare alcune quelli intorno. Infatti aspetterò un mese appena esce disponibile quella di Richard, ma come. Ciao Bane, buonasera caro, qui di Steam da problemi. Oggi è martedì, mezzanotte, normale. Martedì di mezzanotte dà sempre problemi. Crashano i server di Steam perché tipo li aggiornano, fanno cose strane a mezzanotte. Ciao Fili, buonasera, riesci a farci vedere dopo? Trapper Iri per ferire con pinze verdi. Abbraccio agganci dell'artista, però della malattia per bloccare i gengi. Oh, aspetta un attimo, scusa. Chi di voi ha l'OCD? Sì, adesso ci provo, tranquillo. Chi di voi ha l'OCD che quando swinga... Io con la Nurse è così. Quando swingo voglio andare contro un muro. Ho proprio un OCD su sta cosa. Non so perché. No, no, tranquillo, è proprio normalissimo. Sbagliato.
La Cup the Grains? No, non più. Una volta sì. Cup the Grains. Ora il sublink attack. Oddio, sì, ovviamente. Blink attack. Dark pure. Porco due. Blink attack non è più considerato attacco base, ma è considerato attacco speciale. Eh sì, è riuscito, Germano. Ha tutto il pacchetto, beh, se non male. Già se li stanno mangiando, alla fine. Nice. Lo mollo un attimo. Che palle. Lo so, mi spiace. Qualcuno è fuori, ok. Ed ecco perché si gioca impossibile nascondersi, secondo me, sulla Nurz. È troppo... Ancora lei è The Dark, due coglioni. È troppo più forte, è troppo più forte. Mappe chiuse soprattutto. Spero che venisse qua dentro. Preparati per il prossimo. Mappa e due layer, sei legato nella NOS pronto. Sai che in realtà le mappe a due piani sono le peggiori per la NOS. In alcune. Cioè, la differenza è questa. Il piano superiore per la NOS è un dito al culo. Semplicemente è un dito al culo il piano superiore per la NOS. Il piano inferiore invece è abbastanza chill. È solo questa la differenza. Troppo lungo. No, è stato troppo lungo, onestamente. Perché si è allontanato nell'ultimo secondo. Nell'ultimo game io sono uscito al secondo. Non mi pare, Uccio. Però su The Game non c'è perso mezzo con la NOS. Devi considerare che c'è un counter molto semplice per la NOS. Quando sei... quando sei al piano superiore con la NOS, contro una NOS, tu semplicemente gli corri addosso. Se lei blinka verso il basso, blinka sul sotto, al piano di sotto. Lei carica per un secondo il blink, basta, ti vai sotto di lei. Counterata la NOS. Ha trovato però un po'. Considera che poi la prossima patch mettono arma suprema disponibile che fa vedere le aure, che secondo me è ancora più forte per la NOS, eccetera. Doppio insta heal, mappa messa da loro, balance the dard, DS, off the record, the dard, momenti, determinazione delle gambe, DS, off the record, adrenalina, agilità, mica tutti meta build con... Almeno lì, questo Ace e questo Zarya non avevano item, dai. Giardino da gioia non mi piace. Qui come sono dopo rework? Sono praticamente tornati come erano all'inizio con qualche piccolo update divertente. Qualche piccolo update, scusa, di non divertente in realtà. La mappa è un incubo, cazzo. C'è qualcuno qua sotto. Il Blight gli hanno nerfato solo degli add-on. Nice. One man blink. Non me la rischio neanche, guarda. Vado di Bloodlust. Nice. C'è qualcun altro. No, hanno tolto completamente lo slide, lo stesso. E... credo che sia sopra. Non so dove, ma sopra c'è. Hanno tolto lo slide e hanno nerfato qualche add-on. Però
problema è che non vorrei farmi partire tra gen. No, l'ho visto. Ok. Dai, non tanneliamo, gli diamo solo l'hit, ma per darle fastidio. Cazzo, è andato sotto. Vabbè, mi spiace, ma mi sei camminato in faccia. Ok, due gen partiti. Andiamo nel basement. In realtà preferisco sopra che il basement di sta mappa, perché comunque è uguale. È actually uguale sopra sotto, perché comunque possono passare solo da una scala. Sotto poi per uscire è un po' più difficile, però sopra per me è più visibile. Però se non mi droppano i pallet. Ciao Spin, ma buonasera caro. Sto bene, grazie, tu come stai? Fuck. Però devo aggiungerlo. Sì, è un po' brutta la mappa per sta build, ma... Dai, non tanelo. Voglio fare il good guy. Va bene, tutto a posto, tutto a posto, grazie mille. Che ci racconti di bello, Spin? Ho perso un po' di pressione così, A parte che se loopano in main non avrò mai... lo spazio, diciamo, per fare... Oh. Fuck. Mi ho sblinkato letteralmente dentro, quindi mi sono un attimo perso. Anti-slug build. Ciao Mona, buonasera caro, come stai? Adesso la seguo con M1 solo per fargli droppare due pallet. Vabbè però raga, non mi droppano i pallet. Fregata. Tutto a posto, grazie. Bel flash. Non me l'aspettavo lì, non lo sentivo, era un wheel quindi. Oh, però Bari è proc, eh. Guarda, è più importante per me rompere il palo in questo caso. Ma mi consideri Bari proccato anche se... Vabbè, non ci arrivo. Quasi ci arrivo, actually. Mi consideri Bari proccato anche se sono feriti? Bore l'ho proccato tecnicamente così, eh. Ciao Erdo, buonasera caro, come stai? Perché mi ha stunnato e l'ho colpito. Tecnicamente l'ho colpito con Boria, eh. Anche se è pulvita. Cioè, era ferito, scusa. Però adesso abbiamo Speed Fury, quindi. Colpito e affondato. È una spaccatura per chi saranno secondo te le skin? L'avevano forse annunciato in realtà, non mi ricordo. Saranno probabilmente comunque della mi pare dell'unknown e del sur. Del sur e non mi ricordo di chi altro. Perfetto, Baria value. Baria value! No, fanculo Snake, non ci sono arrivato. Baria! Baria value! Ok, Baria l'ho preso. Baria l'ho preso. Qui, per forza.
Questo è considerato per forza buono perché Arancio è fuggito. Però mi sa che non riesco a fare altri K. GL mi stanno partendo troppo velocemente. E qua questo è finito pure. Ok, c'è uno lì. Sta scritto sulla nulla, troppo bella, anche a me piace un sacco. Nice. Due kill dovrei fare. Basement e main basement. Però ho un gancio. Raga, non ho un cazzo di gancio in sta zona, ma scherziamo. Ah, perché l'ho già rotto, ecco perché. Ok, si stanno curando sotto gancio, quindi buono per me. Vuol dire che quel genere sta regredendo tanto. Prossimo della community di giocare al Tier in Sim. Ci potrebbe stare. Ah, ho sbagliato, peccato. E guarda di snowballare. Perfect. Secondo me è fortissima sta combo comunque del blink di andata e di ritorno. Qua, sto giro non c'è cascato. Nice. E questa è la terza kill. Tre kill assicurato. Vado a dormire, domani un impegno. Buonanotte. Va bene, buonanotte, caro. Però i gialli finiscono, probabilmente. Forse no. Non puoi rimarcare Freddy, non ci gioca. Vuoi fare un 1v1 per caso? Ah, questo lo potrei atterrare prima, però forse vuole fare un 1v1. Aspetta un po' di usare le cose. GG. Grazie Germano, gentilissimo, caro. Ah, gli lascio la botola. È molto difficile l'1v1 con la Nurse. Forse avrei dovuto blinkare sul posto. Non mi ricordo come si inizia l'1v1 con la Nurse. Non l'ho mai fatto in realtà, forse dovrei blinkare sul posto. Per metterlo in cooldown. È stato abbastanza chill, ma sì. Quella Nurse comunque è abbastanza chill sempre. Non trovo la botola, mate, io sono incapace di trovare la botola. Vabbè, toppe. Il 4.4 non è male, no, soprattutto se fai un po' di fatica con i blink, però devi essere bravo con un solo blink anche. Non la trovo da solo, faccio prima a liberarlo a questo punto. Tanto gliela voglio comunque lasciare. Io ne ho di più di uno perché la Don Viola sì. Ah, era lì. La Don Viola praticamente quando finisco i blink posso tornare indietro sul punto di partenza e poi riblinkare un'altra volta. E questo qua Viola. Vedi? Dopo che l'infermiera ha esaurito tutti i suoi battiti di ciglia, l'infermiera può immediatamente usarlo di nuovo per tornare alla posizione originaria premendo il pulsante abilità. Deve essere innescato prima dell'affaticamento. Dopo essere tornata alla posizione originaria, l'infermiera avrà pronta una carica del battito di ciglia.